Amiche ed amici, buonasera, benvenuti a La Storia Siamo Noi, questo excursus, scusate la papera, sulla storia, che non vi hanno mai raccontato sulla vera storia dell'Unità d'Italia o su quello che è successo dopo l'Unità d'Italia. È con me, come al solito, Enrico Fagnano, autore del libro La Storia dell'Unità d'Italia, che troverete su Amazon. Compratelo perché è davvero bello. Ciao Enrico. Grazie, grazie per la promozione e saluto i nostri spettatori e direi, Mimmo, di entrare subito in argomento, subito in discussione perché l'argomento di questa sera è piuttosto articolato, piuttosto complesso, specialmente da descrivere nei minuti che abbiamo a disposizione. Ricordo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di tutti quei fatti che hanno rappresentato il trasferimento di risorse dal sud al nord. Abbiamo parlato dell'ampliamento della rete ferroviaria e abbiamo visto come le due industrie che stavano facendo questi lavori al sud siano state sostituite da un'industria del nord, da un'impresa del nord. Abbiamo visto che poi furono venduti i terreni demaniali e i terreni ecclesiastici e abbiamo visto che grande danno per l'economia del Sud siano stati questi provvedimenti. La settimana scorsa abbiamo parlato di quella legge assurda che sembrò assurda anche all'epoca, che è la legge sul corso forzoso, con la quale vennero trasferite le monete di metallo prezioso dal Banco di Napoli al Banco Nazionale di Torino, ma tutti questi provvedimenti comunque non avevano messo in ginocchio l'economia del Sud. L'economia del Sud si era riorganizzata e specialmente grazie alle capacità organizzative del Banco di Napoli, l'economia del Sud era diventata da un'economia proto-industriale un'economia agricola. E questo è un fatto che dobbiamo tenere presente se vogliamo comprendere bene l'argomento di cui stiamo per parlare. Stasera noi parleremo della legge del 1887, della legge che introduce i dazi doganali. Questo provvedimento fu in assoluto il più devastante per il Sud. Esiste un prima e un dopo. Fino a questo momento il Sud si era comunque difeso. E questa legge è quella che mette in ginocchio l'economia del Sud ed è da questo momento, dalla legge del 1887, che si comincia a creare il vero divario tra il Sud e il Nord. Cosa era successo? Era successo che il Sud aveva rinunciato alle sue velleità industriali ed aveva trasformato la sua economia in un'economia agricola. Quindi all'interno del mercato unico che si era costituito dopo l'unità, il Sud si era ritagliato il suo ruolo, che era quello di fornire i prodotti agricoli all'intera Italia, mentre era costretto evidentemente a comprare i prodotti industriali. Ma il Sud aveva conquistato spazio anche a livello internazionale, nel senso che in quegli anni l'Italia importava prodotti industriali ed esportava i prodotti agricoli del Sud. In particolar modo l'Italia importava prodotti industriali dalla Francia ed esportava in Francia i prodotti agricoli italiani. Questa è una precisazione che va fatta, Mimmo, perché noi non possiamo mai ragionare sul passato guardando quello che è il presente. Oggi esiste la globalizzazione. Qualcosa dall'Austria e poi il resto era tutto fatto con l'Inghilterra. Quindi il 50% dell'import e dell'export avveniva con la Francia, il 15% con l'Austria e il resto, il restante 35% con l'Inghilterra. Ora, per Scusami, comprendere. dico veloce veloce. Quindi in pratica la bilancia commerciale con l'Inghilterra era sempre a favore dell'Inghilterra, giustamente, no? Ma fino a un certo punto, perché l'Italia esportava anche prodotti agricoli in Inghilterra, l'Italia esportava in Inghilterra prodotti agricoli particolarmente pregiati, dei quali gli inglesi
andavano pazzi. E poi in particolar modo l'Italia esportava in Inghilterra i vini siciliani, ma ancora oggi tantissime delle imprese che producono vini siciliani in Inghilterra hanno nome inglese. All'epoca erano ancora più numerosi gli imprenditori inglesi, però erano imprenditori inglesi che si erano trasferiti in Sicilia, quindi comunque quello che loro mandavano in Inghilterra andava considerato come un'esportazione. Quindi questa è la situazione dell'epoca. Ora, questa legge, per comprendere tutto quello che riguarda questo provvedimento, dobbiamo porci delle domande. La prima domanda che ci dobbiamo porre è: quali sono le conseguenze di questa legge? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. Ma la seconda domanda che ci dobbiamo porre è: perché viene fatta questa legge? Questa legge è voluta, caro Mimmo, dal solito comitato affaristico, o se vogliamo dire affaristico malavitoso del nord-ovest. Cioè sono sempre loro che stanno dietro a tutto, perché questo Fantastici comitato, quattro, i Fantastici i quattro. Fantastici Quattro, che nel frattempo sono diventati otto, sono diventati 12 perché il tempo è passato, e che si è rigenerato, si sono rigenerati, cioè praticamente stiamo parlando degli industriali e della finanza del nord-ovest. Questo comitato condiziona il governo italiano da sempre, da quando l'Italia è nata, e lo ha condizionato fino ai tempi nostri. Addirittura, come vedremo, magari qualcosa la possiamo anticipare, la dovremo anticipare anche già stasera, ma come vedremo condiziona fortemente anche il fascismo questo comitato. Quindi questo comitato ha interesse che vengano introdotti questi dazi doganali, e sono anni che questi imprenditori fanno pressione sul governo per avere i dazi doganali. I governi della destra storica avevano resistito, perché i governi della destra storica avevano una stella polare, che era quella del pareggio del bilancio. Caduti i governi della destra storica, caduta la destra storica con la famosa rivoluzione parlamentare del 1876, questo comitato comincia ad appoggiare la sinistra storica, ovvero sia De Pretis. Quindi arrivano questi dazi doganali. Arrivano questi dazi doganali, e cosa succede? Succede che l'Italia conosce il protezionismo. L'economia italiana diventa un'economia protetta. Si crea una grande barriera ai confini dello Stato italiano, attraverso la quale non possono più entrare i prodotti industriali. Con questo provvedimento generalmente si dice che inizia la guerra economica con la Francia, perché, come ti ho detto, la nazione principalmente danneggiata fu la Francia. In realtà questa guerra economica corse il rischio di diventare una guerra vera e propria, perché la Francia, di fronte a questo provvedimento preso quasi improvvisamente e che danneggiava così enormemente le industrie francesi, mobilitò la marina e schierò la marina di fronte alle coste dell'Italia del Nord, alle coste tirreniche dell'Italia del Nord, e poi cominciò a trattare con il nostro governo. Quindi il governo francese ottenne che questo provvedimento venisse un po' diluito nel tempo. Alla fine i dazi doganali erano elevatissimi, perché rappresentavano circa il 60% del valore potenziale del prodotto. Quindi è Quindi chiaro che il facciamo un prodotto. esempio rapido, se per esempio una merce, non so, un bicchiere costava 20 euro, il 60% era più 12 euro, quindi diciamo sarebbe costato 32 euro, più o meno così. Esattamente, esattamente. Diventavano quei prodotti industriali stranieri invendibili in Italia. Quindi le industrie italiane del nord-ovest ebbero tutto l'Italia come mercato, ebbero un mercato completamente privo di concorrenza. Quindi con questo provvedimento si toglie alle industrie italiane la concorrenza delle industrie francesi. Chi descrive questo fenomeno in maniera perfetta è un grande economista pugliese, leccese, si chiama Antonio De Viti De Marco, il quale scrive un libro il cui titolo è tutto un programma. Il titolo di questo libro, scritto nel 1905, è questo, Mimmo: Il Mezzogiorno, colonia di sfruttamento degli industriali settentrionali. E lui poi nel libro spiega molto bene quello che vuole dire. Però Antonio De Viti De Marco avrebbe dovuto più correttamente dire degli industriali
non settentrionali, ma del nord-ovest, perché ad est non c'erano ancora le industrie. Quindi era anche lui, nel suo titolo, comunque individua chi ci sta dietro a questa legge, ovvero sia questo famoso comitato del nord-ovest. Allora, cosa succede? Succede che questi industriali possono vendere i loro prodotti tranquillamente in tutta l'Italia. Ma ti ho detto, ci sono delle conseguenze. E la prima conseguenza, la conseguenza più ovvia, qual è? È che la Francia faccia delle ritorsioni. La Francia fa queste ritorsioni e introduce dei dazi doganali altissimi, elevatissimi, sui prodotti che importa dall'Italia. E quali sono questi prodotti? I prodotti agricoli del Sud. Quindi l'agricoltura del Sud, il Sud, l'economia del Sud che si era risollevata dopo l'unità, che aveva trovato una sua dimensione, un'economia nella quale il Banco di Napoli aveva investito tantissimi soldi per ammodernare, la produzione agricola, questa economia crolla. E questo è il momento nel quale l'economia del Sud conosce la miseria nera. Ed è questo il momento, Mimmo, nel quale inizia nel sud l'emigrazione. Fino al 1890 circa, il nord ha molti più emigrati del sud. E con questa legge che sposta in maniera decisiva la bilancia dell'economia italiana verso il nord, e con questa legge, e dopo questa legge, con le conseguenze di questa legge, che nel sud inizia l'emigrazione. Ma Faremo una scusami un puntata anche attimo, su. ma una cosa, ma non conveniva avere un mercato europeo più ampio, che è un mercato italiano di tutto? Alla fine poi, una volta che era riempito, il mercato italiano era finito. Ma all'epoca così, all'epoca non c'era la tecnologia che c'è oggi, all'epoca non c'erano gli aerei e i paesi commerciavano solo con i paesi confinanti. Solo l'Inghilterra e forse in parte la Francia potevano permettersi di commerciare con paesi non confinanti perché Perché avevano una avevano la marina flotta molto sviluppata. mercantile, avevano una La grande flotta flotta. mercantile, esatto, avevano E ce una l'aveva anche il grande flotta. sud prima che, diciamo, prima che arrivassero i piemontesi, ce l'aveva anche il sud. Anzi, veramente la flotta mercantile del Regno delle Due Sicilie, dopo queste due, che erano flotte enormi, era una delle più importanti. Forse solamente la flotta mercantile americana competeva con quella del Sud. Però nel libro io riporto proprio tutto il numero esatto delle navi che c'erano all'epoca, in tutti gli stati. Porto proprio la graduatoria di queste flotte mercantili dell'epoca. Quindi il sud viene trasformato in un grande mercato per l'industria del nord e la Francia fa le sue brave ritorsioni. E giustamente, ci si doveva aspettare una cosa del genere, era previsto, però si decise di sacrificare il sud per consentire a queste imprese del nord di consolidarsi. Ora, queste cose che abbiamo detto noi ora, Mimmo, qualcuno che ci sta ascoltando può anche dire: ma questa volta non avete, come al solito, portato delle testimonianze, non ci sono documenti a supporto di quello che state dicendo. Non è assolutamente così. La documentazione è ampia, le testimonianze sono ampie. Ho già nominato il libro di Antonio De Viti De Marco, che è veramente un capolavoro, e invito tutti quanti a leggerlo perché descrive veramente come veniva sfruttato il Sud in quel periodo, ma noi abbiamo una testimonianza veramente ineccepibile, veramente incontestabile, ed abbiamo la testimonianza di Einaudi. Sentiamo Einaudi cosa ci dice su tutto questo di cui abbiamo parlato noi ora. Noi settentrionali abbiamo contribuito qualcosa in meno. Ed abbiamo profittato qualcosa di più delle spese fatte dallo Stato italiano dopo la conquista dell'unità. Peccammo di egoismo quando il settentrione riuscì a cingere con una forte barriera doganale il territorio nazionale e ad assicurare alle proprie industrie il monopolio del mercato meridionale. Noi riuscimmo così
a far affluire dal sud al nord un'enorme quantità di ricchezza. Einaudi usa il termine ricchezza, questo termine che io trovo sempre molto pericoloso e che, come ti ho già detto in un'altra occasione, evito sempre di utilizzare. Perché quando io dico che dopo l'unità i governi fecero in modo che le ricchezze del sud affluissero al nord, quando io termino la mia relazione, quando termino la mia conferenza, c'è sempre l'intelligente di turno che si alza e mi dice: ma se allora nel sud c'erano tutte queste ricchezze, com'è che c'era la miseria? Ovviamente io spiego molto bene, queste sono ricchezze potenziali, erano capitali immobilizzati che sarebbero stati utilizzati poco per volta negli interessi del Sud. E poi sono sempre costretto a dare la solita spiegazione, di cui abbiamo già fatto cenno in altri casi, che la miseria nell'Ottocento era dappertutto. Non si capisce per quale misterioso motivo poi non doveva essere anche nel Sud Italia. No, ma poi, Ora, scusami Enrico, solamente un inciso breve. Se tu leggi Dickens o leggi Émile Zola, tu vedi che Londra e Parigi avevano gli stessi problemi di Napoli. ti Quindi, metti le a mani nei questo punto, è capelli. una grandissima sciocchezza quello che dicono, no? Sì. Certamente. Dobbiamo Esiste, fare, le Mimmo, città avevano questi problemi. dobbiamo fare un incontro sulla miseria nell'Ottocento, perché la miseria che stava a Londra e a Parigi, purtroppo, non è possibile all'interno della grande categoria della miseria fare delle graduatorie, perché la miseria è la miseria. Ma purtroppo, per alcuni aspetti, era peggiore della miseria che stava a Napoli. Era proprio la società dell'Ottocento che era fatta così. L'Ottocento è il secolo nel quale la miseria emerge dal buio della storia. Quindi era dappertutto. Anzi, a Londra, figurati, non c'erano neanche le fogne. Poi, per quanto riguarda Parigi, non c'è solo Zola, c'è pure Eugène Sue che scrive I misteri di Parigi nel 1842. È un libro che fa paura, ma anche I miserabili di Vittor Hugo. Comunque, veramente hai colto un aspetto importantissimo. La letteratura ci documenta, ci testimonia tutto. Gli scrittori dell'epoca non avevano nessun pudore a raccontare la miseria delle loro città e hanno lasciato questi documenti importantissimi ai quali tu facevi cenno. Su tutto questo che abbiamo detto, ed anzi su tutto quello che stiamo dicendo in questi incontri, abbiamo una testimonianza ancora più importante di quella di Einaudi, direi, proprio una testimonianza decisiva, ed è quella di Giustino Fortunato. Giustino Fortunato cosa ci dice? Lettera scritta a Pasquale Villari nel 1899. Come vedi, i nomi dei meridionali che si battevano per il sud all'epoca, bene o male, sono sempre gli stessi. Sentiamo Giustino Fortunato cosa ci dice. L'unità d'Italia è stata la nostra rovina economica. Noi eravamo nel 1860 in floridissime condizioni per un risveglio economico sano e profittevole. L'unità ci ha perduti. Spieghiamo bene le cose. Giustino Fortunato era un unitarista convinto. Era convinto che l'unità d'Italia era un bene, era convinto che si doveva fare, non era nostalgico del precedente regime. Ma questo vale per tutti quelli che nominiamo, tutti i meridionalisti erano convinti che l'Italia andava unita in qualche modo, però non in questo modo orribile in cui è stata unita. Quindi sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco. Giustino Fortunato è convinto che l'unità sia un grande valore, però ci dice che questa unità nella quale lui credeva e per la quale si era sempre battuto è stata la nostra rovina economica. E poi ci dice: noi eravamo in floridissime condizioni per un risveglio economico sano e profittevole. Anche lui non dice che il sud era ricco, non dice che nel sud il popolo faceva una vita brillante. Ci dice: noi eravamo in floridissime condizioni per un risveglio, cioè dice le stesse cose che diciamo noi con termini molto più abbordabili, molto più terra terra. Cioè il sud aveva delle risorse enormi, lui dice era in floridissime condizioni, aveva delle risorse enormi che una volta sviluppate, una volta liberate, avrebbero portato ad un risveglio economico del Sud. Questo è quello che ci dice Giustino Fortunato. Quindi stasera abbiamo posto la nostra attenzione
su questo provvedimento terribile, su questo provvedimento che introduce il protezionismo. Il protezionismo non è una cosa eccezionale. Molti stati lo hanno introdotto e serve il protezionismo per far consolidare le industrie nazionali, ma deve durare poco. 5 anni, 6 anni, 10 anni al massimo. Poi deve. Enrico, scusami, l'ultima, proprio in ordine di tempo, è stata fatta da Trump, con la guerra del Parmigiano, che non poteva essere venduto in America perché Trump ha adottato una politica protezionistica. Comunque c'è sempre, però è Sì, c'è sempre sempre limitato nel protezione. tempo per uno scopo. Sì, deve essere limitato, invece lì fu proprio generalizzato, perché se tu fai un protezionismo come quello, significa che condanni metà nazione alla miseria, perché il Sud oramai era senza speranze, perché non sarebbero mai più state tolte quegli aggravi di costi, quei dazi non sarebbero stati mai più tolti. Quindi il Sud non aveva neanche la speranza di dire resistiamo 10 anni e poi ricominciamo ad esportare. Perciò i meridionali dovettero cominciare ad emigrare. E quindi il primo anno nel quale gli emigrati meridionali sono più numerosi degli emigrati settentrionali è tra il 95 e il 96. Figurati quindi per quanti anni l'economia meridionale è riuscita a resistere agli attacchi di questo comitato malavitoso, per quanti anni l'economia meridionale ha retto moltissimi anni. Quindi era un'economia fatta da gente in gamba, da gente valida, da imprenditori e industriali di tutto rispetto. E comunque, nonostante tutto, l'economia meridionale arriva alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Enrico, ti sento male, ti sento, Enrico, forse è andata via la voce. Enrico, abbiamo un po' di problemi di collegamento, visto anche il tempo. Quindi dicevamo, nonostante tutto quello che è successo tra il 1860 e il 1900, nonostante tutti i provvedimenti che avevano danneggiato il Sud, però aveva saputo resistere, era riuscito a resistere ed aveva comunque trovato un suo equilibrio. E poi il colpo finale all'economia del Sud viene dato dalla Prima Guerra Mondiale. Comunque, nonostante tutto quello che abbiamo detto, nonostante che nel 1895-96 comincia la grande emigrazione, nel sud continuano a sopravvivere tante industrie. Come dicevo prima, nonostante il fatto che il Banco di Napoli si fosse disimpegnato dal settore industriale, molti industriali erano riusciti a sopravvivere con le proprie forze, con le proprie risorse. Ma questo lo vedremo. Quindi non bisogna immaginare che dopo l'unità il sud crolla. Questo è assolutamente fuori di ogni logica. Il sud era un'economia forte, aveva una banca fortissima alle spalle, resiste. Diciamo che lo Per... spartiacque è stata questa legge iniqua Sì, delle. questa legge del 1887 è la prima grossa botta all'economia del Sud, ma nonostante questo, il Sud comunque riesce a Ancora continuare per 8 anni, 9 anni. ancora a galleggiare. Quello che proprio distrugge definitivamente il Sud è la politica dei governi durante la Prima Guerra Mondiale, che è una politica che devasta definitivamente l'industria del Sud. Abbiamo fatto un quadro. La prossima volta di cosa parliamo? La prossima volta penso che parleremo del risanamento, cioè di come il risanamento abbia rappresentato un Io ulteriore però, tassello. siccome abbiamo un po' di tempo ancora, volevo farti alcune domande, se Come no, come no. è possibile, perché sai che sono curioso. In pratica, per un certo periodo abbiamo avuto la destra storica al governo, giusto? Sì, fino al E quella destra 1876. storica ha martorizzato il sud. Poi dopo Fino a un certo è punto. venuta la sinistra storica, Sì. Che che è stato succede? ancora peggio. Sì, che cosa succede? Allora, la destra storica
Martorizza il Sud, ma nei primissimi anni, cioè nei primi anni, negli anni appunto, diciamo, in cui Ricasoli e la sua combriccola sono al potere. Poi però la destra storica, diciamo così, si mette sulla buona strada, nel senso che comprende che deve tenere in piedi l'economia italiana e si pone come obiettivo il pareggio di bilancio, con grandissimi sacrifici, con tasse enormi. Però riesce bene o male a tenere in piedi questo progetto, a portare avanti questa idea del pareggio del bilancio. Ma per portare avanti questo discorso, lo Stato non può più farsi sfruttare. Quindi si comincia a creare un allontanamento tra il governo e questo comitato che vedeva l'Italia come un mezzo di arricchimento personale. I componenti di questo comitato non avevano in nessun conto l'interesse nazionale o l'interesse collettivo, intendevano solamente sfruttare lo Stato italiano per l'arricchimento personale, e credo che sia ancora così. Allora questo comitato comincia a lavorare contro il governo e comincia a fare la corte all'opposizione, cioè alla sinistra storica. C'è una riunione nel 1876 nella quale succede una cosa incredibile. Un gruppo intero di parlamentari, il gruppo dei toscani, il gruppo dei parlamentari della destra storica della Toscana, abbandona la destra storica e passa con De Pretis. Quindi praticamente come succede anche ora, questo passaggio da uno schieramento all'altro determina una diversa maggioranza e prende il potere la sinistra storica. Questo gruppo di parlamentari era stato comprato, cioè praticamente diciamo che il trasformismo, ovvero sia la prassi di comprare dei politici con favori o con soldi, ha il suo trionfo. Quindi De Pretis prende il potere grazie a questa operazione. E a questo punto però De Pretis ha un debito con questo comitato che lo ha aiutato a prendere il potere, dandogli la liquidità per comprare questi parlamentari. E quindi comincia a introdurre dei piccoli provvedimenti protezionistici. Il primo provvedimento protezionistico molto piccolo, molto blando, è del 1877. A questo comitato non sta bene, questo comitato vuole tutto. Questo comitato pretende che l'Italia venga, come dice Einaudi, venga chiusa. Venga chiusa. Con una forte barriera doganale. Quindi fa ulteriori pressioni sul governo perché venga introdotta una Enrico, aliquota più alta. adesso proprio abbiamo chiuso, quindi diciamo la Sì. Sì, settimana prossima ripartiamo come al solito da qua, va bene? la settimana prossima ripartiamo da qua, ma penso che stasera siamo riusciti, appunto, sfruttando bene il tempo a disposizione, a far comprendere bene che cosa abbia rappresentato per l'Italia questo provvedimento. Provvedimento maledetto, è il provvedimento con il quale veramente viene definitivamente calpestato, incomincia a essere calpestato il Sud. Va bene, Enrico, Ciao un Mimmo. abbraccio e alla prossima. Grazie, grazie e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori Alla prossima. che ci vogliono bene e ci seguono. Alla prossima, Alla ciao Enrico. prossima, ciao ciao ciao.